Claudio Amendola torna su Rai 1 in un ruolo che il pubblico ha molto amato e apprezzato. Ecco quando e di chi si tratta. Parte la grande stagione di repliche Rai, per quel che riguarda show e fiction precedentemente proposte e di grande successo nei palinsesti. In onda attualmente Macari e subito dopo, sarà il turno di Mina Settembre con Serena Rossi. Tanti altri saranno i titoli che rivedremo nei mesi più caldi, dalla seconda stagione de Il Paradiso delle Signore a Don Matteo, passando per Che Dio ci aiuti. Stavolta vogliamo segnalarvi il ritorno di una serie molto vista e apprezzata dal pubblico, con un protagonista d'eccezione che è Claudio Amendola. La fiction andrà in onda nel lasso di tempo tra il 14 giugno e il 14 luglio e tutti i lunedì sera estivi in questo frangente, seguirà proprio le repliche della prima stagione di Mina Settembre. Vi ricordate di quale stiamo parlando? Claudio Amendola torna in Rai. Nei panni di chi lo rivedremo? Uno dei giganti del panorama cinematografico italiano irradia il suo talento sul piccolo schermo ancora una volta con la fiction Nero a metà, in onda su Rai 1 in replica prestissimo. L'ispettore Carlo Guerrieri, da lui magistralmente interpretato, è il fulcro intorno al quale ruota l'azione della serie. Guerrieri, un veterano delle strade, è noto per la sua determinazione e la sua ribellione, ma anche per la sua natura protettiva nei confronti della figlia Alba, cresciuta da lui dopo la perdita della moglie. Il suo personaggio è un mix esplosivo di tenacia e vulnerabilità, reso con maestria dall'interpretazione di Claudio Amendola. Accanto a lui, emerge la figura del giovane vice ispettore Malik Soprani, interpretato con freschezza e talento. Originario della Costa di Avorio e adottato in Italia, Malik porta una ventata di cambiamento nel commissariato del Rione Monti. Il suo rapporto con Alba, la figlia di Guerrieri, aggiunge ulteriori sfumature emotive alla trama, creando tensioni e conflitti intriganti. Il resto della squadra completa il quadro di personaggi ben definito della serie. Mario Muzzo, Cinzia Ripola, Marco Cantabella e Micaela Carta sono tutti elementi cruciali nel mondo investigativo in cui si muovono Guerrieri e Soprani, ciascuno con il proprio bagaglio di esperienza e personalità uniche. Non è solo una vincente serie poliziesca, ma anche un tributo alla maestria del protagonista e al suo impatto duraturo sull'industria cinematografica italiana. La sua interpretazione di Guerrieri è un tour de force che cattura l'attenzione dello spettatore e ne tiene incollati gli occhi allo schermo.